Salve ragazzi, sono a casa di Silvana, un'amica che mi ha chiesto prima un'indagine sulla foto. Vedete questa foto qui? In alto a sinistra, vicino a quel cuore appeso al calendario, c'è una faccia che è quella che io ho estrapolato enfatizzando l'immagine e adesso l'ho un pochino evidenziata per farla vedere lì nella parete. Praticamente io sono venuto qui adesso a fargli un piacere a lei in questa stanza per vedere se riesco a indovinare o a capire il nome della persona che è praticamente raffigurata in quel muro e che lei ha catturato con una fotografia. Quindi praticamente io sono venuto qui in pace. Se tu sei qui in questa stanza, sei una presenza buona e libera, la tua immagine l'ho catturata e la vediamo lassù, enfatizzata e un pochino evidenziata per vederla meglio, sotto il cuoricino accanto al calendario, nell'angolo della porta laggiù in alto, insomma, si vede benissimo anche da qui, anche da questa distanza. Allora, ascolta, io intanto vorrei chiederti se puoi presentarti qui vicino a me. E io ho portato questo strumento, vedi questo strumento qui sopra? Si chiama K2 o M3, questa è la versione successiva. Questo strumento, se ti avvicini, sale, quindi c'ha delle lucine che salgono. Praticamente che succede? Che la tua energia arriva in questo apparecchio e lui fa salire tutte le lucine perché percepisce il tuo campo elettromagnetico. Quindi se hai capito come funziona, a questo punto ti chiederei di avvicinarti a questo strumento intanto per vedere se ci sei, se sei presente in questa stanza. Quindi ora io aspetto. Appena puoi, avvicinati a questo strumento qui. Più ti avvicini, più salgono le lucine. Poi ti imparerò anche a darmi dei sì o dei no, quindi delle risposte positive o negative. Intanto però avvicinati per farmi vedere se il collegamento fra noi a distanza ha funzionato. Quindi se mi dai una conferma vuol dire che sei qui in questa stanza, la stanza questa è la tua, da qualunque posto ti chiamo, tu sei in questa stanza e puoi sentirmi. Ci sei qui vicino a me? Sei in questa stanza? Per darmi una conferma, come ti ho detto prima, avvicinati, fai salire tutte le lucine. Oh, bene, ha fatto salire le lucine, quindi sappiamo che il contatto c'è, sei in questa stanza. Ora io dovrò farti alcune domande. Vediamo se puoi rispondermi, perché volevo capire il tuo nome, perché interessava sapere il tuo nome. Ti va bene se ti faccio qualche domanda? Oh, ok, mi ha risposto di sì, quindi incomincerò. Io devo indovinare, cioè capire qual è il tuo nome. Intanto ti faccio una domanda ancora prima del nome. Facevi parte. Scusa, che cosa volevi dirmi? Lo so, non posso sentirti, io posso solo vedere che alzi le lucine. Ci sei sempre? Sei sempre qui? Ok, sei sempre qui. Allora, ascolta, ti va bene che ti faccio le domande per scoprire il tuo nome? Sei d'accordo con me? Perché mi ci vuole una conferma, io non posso farti fare le cose controvoglia, capito? Se mi dai questa conferma, incomincio a farti delle domande. Sei sempre qui vicino, sì. Mi confermi che posso farti delle domande? Sei d'accordo? Sei sparita? C'ho poca energia. Vieni vicino allo strumento, vai che mi dai una conferma e ti faccio qualche domanda. Ti sei allontanata per qualche motivo? Puoi stare qui vicino, io sono venuto in pace, non ti faccio niente, eh. Sono una persona buona, eh. Se ti avvicini, come ho fatto prima, perché ho visto che hai capito subito, parecchia intelligenza, ti ho fatto anche un complimento. Brava, sei qui vicino. Allora ascolta, incomincio con dei nomi e vediamo se indovino il nome giusto. Te lo posso chiedere, quindi va bene. Ti chiedo il nome, cioè te ne chiederò più di uno. Ti chiami Anna? No. Ti chiami
Ma te lo posso chiedere veramente, sei convinta? Non è che ti arrabbi poi? Te lo posso chiedere il nome? Dammi un'altra conferma, via. Oh, grazie. Allora, ti chiami Rita? No. Ti chiami Giuliana? No. Ti chiami Franca? Nemmeno. Ti chiami, che ne so, Antonella? Ti chiami Maria? Ti chiami Maria. Ora io ti chiederò una seconda conferma perché ero venuto qui apposta per il tuo nome io. Poi magari tornerò a trovarti per altri motivi. Però bisogna che tu mi dai delle altre conferme. Cioè una conferma sul tuo nome, la voglio due volte, la voglio secondaria, una conferma secondaria che mi riconferma ancora una volta che ho indovinato il tuo nome e che mi hai risposto di sì. Perché non voglio che ci siano problemi con strumenti che magari fanno qualcosa di particolare. Quindi per un'ulteriore conferma, adesso io ti richiederò il tuo nome e dovrai riconfermarmelo ancora un'altra volta, come ho fatto prima. Quando sei pronta, avvicinati allo strumento, io ti faccio la domanda, ok? Vieni qui vicino, un pochino più vicino a me e anche allo strumento che è quello lì. Sì. So che sei lì vicino, allora ascolta, te la rifaccio la domanda, precisa come prima. Ti chiami Maria? Ecco, questo era un sì, io l'ho considerato un sì da parte tua. È la seconda volta che dopo che ho pronunciato il tuo nome mi dai un sì. Vogliamo provare una terza volta? Vogliamo essere sicuri al 100% che sei proprio te? Te lo posso richiedere ancora una volta, sarò noioso, però io ho bisogno di saperlo di sicuro. Ti chiami Maria? Rispondimi se è sì, tutte le lucine. Ok, sono convinto, io ti ringrazio tanto. Ho ottenuto quello che mi serviva, ho ottenuto il tuo nome. Mi dispiace che ti ho disturbata. Mi raccomando, stai tranquilla che qui in casa sono tutti buoni. Ecco che mi dà la conferma. Quindi ti saluto, scusa per il disturbo e stai vicino a tutte le persone che sono lì, ok? Va bene così? Ok, sei d'accordo anche te, mi hai dato la conferma. Ciao, alla prossima volta, stai in pace, un bacio da Stefano del gruppo GRP. Ciao ciao!